E siamo di nuovo in onda, questa volta sempre su Symphony of the Night, però questa volta vediamo un'altra modalità, one shot, nel senso che la iniziamo e la finiamo oggi, senza tanti complimenti. Skippiamo l'intro, madò che intro c'avevo la cone, invece non lo skippiamo. In questa puntata pre-vigilia di Natale, voi se lo vedete in differita la vedrete proprio la vigilia a mezzogiorno, lo farò uscire e inizio gioco. Per accedere alla modalità Richter, vedete, questo è il salvataggio che abbiamo visto insieme. Invece noi andiamo su una nuova partita e inseriamo il nome di Richter per poter accedere a questa modalità, che è una modalità molto particolare. Adesso ve lo faccio vedere. Ok, ho scritto bene? Sì. Ecco, neanche l'intro, lui arriva già qua. E abbiamo già il menu. Aspetta, intanto uccido questo. Abbiamo già il menu del gioco primo, ovvero Round of Blood. Lui può fare questo tipo di salto, vedi, possiamo già accedere a tutte le aree del castello fondamentalmente. Lui poi fa anche questa mossa qua che è fondamentale. E la scivolata anche, ecco, infatti già ho sbagliato, devo stare molto attento. Questa si fa in 20 minuti, i campioni del mondo la fanno in 20 minuti, perché lui è una specie di glass cannon, come detto, un cannone di vetro, perché non abbiamo il sistema di GDR, di armi e di leveling up, però. E giochiamo come un classico Castlevania praticamente, come potete vedere. I soldi non servono assolutamente a niente. I cuoricini sì, in verità. Può correre col doppio tocco. Con doppia X farà capriola all'indietro. Con giù su. Aspetta, eh. Ah, tenendo premuto, come anche su Castlevania 4 per Super Nintendo, posso mu modificare. Posso muovere la frusta a piacimento. Faccio la scivolata. Oh, ecco. Però è un po' ostico. Doppio salto e si vola. Importante da masterare in questa modalità è su mezzaluna quadrato, che fa questa mossa qua, che è la Blade Dash. Perché forse lui c'ha un coltellino, fa. Oh, stranamente mi sta venendo sempre. Perché non è mezzaluna quadrato, è su mezzaluna quadrato. Qua dove c'era la morte, ma noi, per farvi vedere, possiamo già andare su qui. Ok. Volevo andare prima qua, che non serve a niente. Cioè, giusto per prendere un po' di cuori, perché lui appunto non si potenzia. Già ci hanno tolto un po' di vita, però vabbè. Oh, a volte non me lo fa, non capisco perché. Oh. Allora, aspetta un attimo. Su giù, su giù, su giù. Oh, e non me lo fa durante il cambio di scenario, ogni tanto me lo perde. Ok, perfetto. Tipo, anche questi mi potrebbero quasi uccidere. Però, questa è una vergogna salvare in questa modalità. Solo che, siccome io non è che la so fare in speedrun, mi avvalerò dei salvataggi. Ne ho segnati alcuni. Però noi faremo comunque la strada più veloce per chiudere il gioco. Perché lui giustamente, avendo già queste abilità, può già volare, tra virgolette, passatemi, volare dappertutto. Quindi non ha bisogno di prendere i potenziamenti che abbiamo visto con il buon Alucard. No, volevo dire se. Eccola, no, niente, devi fare il salto normale. Era per una mia curiosità. Quindi siamo già al laboratorio alchemico, senza indugio. Anche la scivolata sgravata. Può fare anche questa, tutte mosse che poi anche in Smash Bros. Oh. Ma in verità non devo passare qua, solo che questo mi stava bersagliando, mi scocciava. Cioè adesso lo sto giocando proprio come se fosse. Esatto, il Blade Dash è fondamentalissimo. E si va. Qua, ti ricordate, c'era il famoso. Questo l'ho voluto fare per sfregio, in verità non serve a niente, perché lui,
Vedi, fa l'animazione che aumenta la vita, ma secondo me non gli cambia niente a lui, perché non è che gli può aumentare la vita. Qua ci sarebbe quello che dà anche i cuori. Vabbè, ma ci andiamo per farlo capire. Quindi abbiamo 99 cuori e tutto a posto. Adesso vi faccio vedere come... Ecco, vedi che adesso fa. E durante il cambio di scenario a volte non mi fa questa mossa qua, che è la stessa come quando hai i Gravity Boots nel gioco standard. Ok. Cioè, te pensa, questi li shot addirittura. Alucard mica li shottava all'inizio. E si va spediti. Rampicosso. Qua io vado a salvare per sì, giusto per sicurezza, perché non voglio rendere questa live e il video successivamente frustrante per chi vuole vedere come funziona questa Richter Mode. Poi la Richter Mode in verità si può sbloccare in altri giochi. C'è anche su Portrait of Ruin, che mi è piaciuto tantissimo, quello per DS. Perché per DS ce ne sono ben 3. Ecco, ho sbagliato. Ecco, aspetta, devo andare lì. Oh, mamma mia. Esatto, là ci sarebbe stato il primo boss. Invece noi possiamo andare direttamente qua. Se vi ricordate, nel gioco normale, per aprire queste porte serviva un oggetto particolare. Invece noi ce l'abbiamo già. Ecco. Fondamentalissimo, la boccetta, che è il, diciamo, il leitmotiv di questa run, la boccetta. Adesso vi spiego perché. Perché si spammerà parecchio l'Hydro Storm, che è questo attacco di Richter, perché ogni sub-weapon ha un item crash, cioè una sua mossa speciale eseguibile con triangolo in questo caso. Come nel gioco normale, cioè nel gioco dove c'era Richter, insomma. O comunque nei Castlevania classici. Ok, let's go. Già qua tocca stare un po' attenti, se uno non è... Ecco, già stavo per sbagliare. Ecco, appunto. Ecco, ho sbagliato. No! Mamma mia. E che bisogna fare? Su e mezzaluna. Oh, a volte non... Devo dire che non mi viene. Perfetto. Adesso ve la faccio vedere. Un Hydro Storm qui. Tanto qua c'abbiamo... Possiamo farmarla in continuazione. Ecco, questo... Praticamente uccide tutti i boss sempre. Quindi strautile. L'importante è che abbiamo 15 cuori. Quindi in questa run obbligatori sono solo 3 boss. Adesso ve li faccio vedere. Ma devo stare attento qui, che non c'ho voglia di... Ok. Qua lo faccio perché devo uccidere quello lì. Cioè, io sto giocando veramente pessimo, nel senso, se voi cercate Richter Mode Speedrun capite come si dovrebbe fare in verità. Qua tipo tutto in scivolata, perché non capito se la scivolata può infliggere, li uccide con un colpo, se no ci perdo e questa gente mi toglie metà vita. Ecco, assolutamente non perdere mai la boccetta, che se no siamo nei guai. Comunque sta andando abbastanza bene. Io poi l'ho provata prima, devo dire la verità. Stiamo andando, vedi? Adesso non la mappa l'ho aperta giusto per farvi vedere, vedi? Si arriva direttamente, se avete già seguito la run normale, al Castle Keep, dove ci dovrebbe essere Dracula. Cioè, in verità, dove noi troveremmo Richter stesso, in quel caso. Ecco. Per il boss basta fare un tasto solo. Toglierò anche due botte io per sicurezza, a posto. Perfetto. Il grifone, mi pare che sia un grifone, è uno dei due boss obbligatori, tolto quello finale, chiaramente.
E il murassielago. La guardia alata, perfetto. E sì, qua siamo già a metà praticamente. Cioè, non proprio adesso. Però praticamente sì. Cuori fondamentali. No, ho sbagliato, volevo colpirlo con questo. Esatto, perché la boccetta o si lancia così oppure questo devo... oppure premendo triangolo si ha la mossa speciale. Ogni oggetto ha la sua mossa speciale, chiaramente. Però l'Hydro Storm è proprio anche un meme quasi per i giocatori di Castlevania, proprio è il classicone proprio per fare questa run. Siamo già al Castle Keep, che qua si chiama il torrone del castello, no? Il torrione, vabbè che è Natale, però insomma. No, a me piace più passare da qua, non so, mica mi piace vedere i leoni che si accendono. Anzi, sai che ti dico? Io vado pure a salvare qui a destra, così. Proprio per sicurezza. Proprio questi salvataggi veramente servono per sicurezza, perché non siamo mai morti, siamo quasi a metà veramente. Se no si fa in 10 minuti, i speedrunner 20 minuti, 10 minuti, insomma. Ecco, faccio il mio scattino, che non sono molto pratico, perché praticamente è come se facessero lo scatto sempre. Oh, ecco, siamo di nuovo qua e siamo già al castello. Qua non c'è nessun boss perché ci sarei stato io, cioè Richter, no? Nel gioco normale. E quindi si va direttamente al castello invertito, così, debotto. No, non è debotto perché... Oh, devo premere su, lui fa... indica in alto come fosse tipo Mega Man. E siamo al castello invertito. E poi tanto adesso risalvo per sicurezza perché... E qua dobbiamo semplicemente rifare il percorso a ritroso, se non per l'ultima parte che è lievemente differente. Ah, tra l'altro ho sbagliato a fare una cosa perché non mi sono ripassato dove devo passare. Vabbè, ma più o meno ho capito. Guarderemo le mappe. No, ma non salviamo, tanto che ci frega. Alla... No, invece sì, dai, c'ho un po' di strizza. Ecco qua. Tanto è qua, niente di eccezionale. È quello stesso di prima, rovesciato praticamente. Fammi controllare la mappa, sai che adesso... ci siamo, eh. Oh. Ah no, è vero, qua devo passare per forza da fuori, perché con Richter non me la supera. Oh, quanto è antipatico sto salto, eh. Allora. Perfetto. No, ma che sono un stolto proprio. Proprio cadi lì e l'imbarazzo totale della speedrun. Che non è una speedrun, è una slow speedrun. Una slow run. Perfetto. Ma no, veramente non ci ho fatto a po'. Cioè, prima l'ho fatto tranquillissimamente. Dai, che cazzata però, eh. Il bello della diretta. Allora, vai, let's go, let's go, let's go. Che già io avrei perso la pazienza. Allora, devo stare un po' così, perché sennò non me la prende bene. Allora, uno e due, a posto. E andiamo qua. Qua ci sono le tombe. E poi se c'è un piccolo dislivello, mica ti fa la scivolata.
Cioè ti salta, vabbè. È 108, non toglie poco, E qua torniamo al torrione, come si dice. Alla versione invertita di ciò che c'era prima. Io qua farei un Aerostorm perché i baccelli sono fastidiosi. Qua perché ci sono... Oh, questo è importantissimo, Ah, qua abbiamo il secondo boss obbligatorio, che è Medusa. Hydrostorm. Booty Medusa. E let's go. No. Errore madornale ho fatto, ma ho tolto già molta vita. Aspetta, voglio dire se c'è qua un cuore, no, del futile danaro che in questa modalità non serve a nulla. No, questo... Oh, sto rischiando parecchio per fare queste cazzate, ok. Aia. Aspetta, qua c'era un... una cura, qualcosa, tipo qua, mi pare. Mamma mia, che memoria. Perfetto. Qua sono un po' in difficoltà, devo dire. Dai. No, adesso muoio, 100%. Però porca miseria, mi si è bloccato lì così. Non ci voleva. Vabbè, vabbè. Bisogna rifare solo st'ultimi. La torre destra del castello al contrario, praticamente sì. Però scoccia parecchio. Perché se c'è un altro Hydrostorm andavo su tranquillamente. E poi non è finita, perché dopo sarà anche peggio. Sono 11 minuti, lo speedrun l'avrebbe già finito. Ok, siamo qua. Fortuna che ho salvato qui, va. Almeno siamo già al castello invertito. Ok. Perfetto. Oh, ma perché non me lo sa? Madonna, oh. Che rabbia. Vabbè. Questo è il pezzo più difficile del gioco. No, non è vero, chiaramente. Oh, perché devo fare il doppio tocco per saltare, no? Per fare la corsa, no? Però vedi, siamo già qua, cioè non è che c'è problema. Voglio provarlo a farlo di fila, ma non mi viene. No, perché se faccio così, no, devo essere preciso. Ma che c'è Medusa di nuovo? Ah no, dopo c'è Medusa. Perfetto, mi sta bene che rimbalzo qua. I baccelli.
No, no, questo è scandaloso, non mi è mai successo. Io ho fatto la scivolata, però mi ha colpito prima lui, non so perché, vedi, comunque Richter muore subito, non è che... Ecco perché ho fatto i salvataggi, perché sennò qua, voi... Cazzarola. Sapevo che... Comunque, puntata comunque one shot, però molto faticosa. Siamo qua al solito pezzo più difficile del gioco perché bisogna fare i salti a manetta. Vedi, qua mi vengono bene. Poi dopo. Perché uso la levetta comunque, però. Su giù. No, vedi, con digitale non mi ci trovo bene. Adesso non stiamo a fare. No? Vabbè, ci siamo già. Vedi, volevo fare la prova, ma perde contro le tombe, è gravioso. No, no, me la devo giocare safe. Vedi, oh, vedi, devo imparare a fare ste robette. Esatto, perché devo fare l'Hydro Storm mentre intanto ci sono anche le altre pantere. Sì. Ma guarda che Medusa ci ricarica la vita, un minimo. Perché comunque non è possibile vedere se la barra vitale effettivamente aumenta. Oh, perfetto, l'Hydro Storm ha avuto effetto anche in quest'area. Ecco, te pareva. Tun tara dun dun tun. Ah no, devo andare semplicemente lì. Qua c'era il denaro, vero? Vabbè, non ci interessa. No, 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 questo è l'errore fondamentale. Oh, sono riuscito a farlo in corner, un altro Hydro Storm. Poi un po' di cuori, cioè, li rifarmiamo, non è che c'è problema. Tan, tan. Questi sono un po' una palletta, eh. Questi arrivano all'infinito, io prima l'avevo fatto benissimo. Oh. Dai, incredibile. Porca miseriaccia. Io prima questo l'ho fatto la prima volta, non so come ho fatto, perché quando avevo fatto le prove, prima ancora della run, me c'ero impallato come adesso. Invece prima ho fatto la prova, l'ho superato subito. Poi dopo, diciamo, questo è il pezzo un po' più ostico. Dopo è lievemente più tranquillo. Mamma mia. Pensavo di fare un episodio bello e invece. Poi con Maria, chissà. Anche con Maria comunque stesso percorso. Solo che lei c'ha anche gli incantesimi, fa un macello. Oh, che fai? Che se giri dopo non te lo dà buono. Vedi? Boh, non so. Ah,
Vedi, il doppio tocco non mi fa, cioè. Cioè, devo proprio. Oh! Cioè, se devo giocare con l'arcade stick, era meglio. Vabbè. E qua se non metti l'input preciso, guarda. Che è successo? Mi hanno mandato per sbaglio un video su YouTube. Ecco, scusate. È mio fratello che non sa usare il Chromecast. Porca troia. Penso se facevo un'azione più delicata. Ok. Comunque anche Medusa ha bellissimo sprite. Vedi, non me la fa ogni. Boh, difficilissimo. Bello sto trucchetto che se cambio zona l'Hydrostorm permane anche nel cambio aria. No, devo andare qui. Vedi, da esperti proprio. Sono poi. Oh, ma perché non ci arriva, porca miseria? E sarà una palla perché. Dai, Cristo. Avevo fatto praticamente perché lì non c'è più. Ho bisogno di più cuori, fondamentalmente. O facevo il dash, però non mi viene così, cioè istintivamente, troppo difficile. Mamma mia, che parato. Io sapevo che a registrarla sarebbe stato tutto un altro paio di maniche. Va bene, andiamo. Poi, appunto, prima mi sono guardato dove un salvataggio dopo questa fase perché ci sarà da morire diverse volte, quindi. Oh, vedi, adesso tutto regola. Qua abbiamo detto su, giù e così. Ma vedi che non me lo fa? Ah, cacca. Ok,
Hydro Storm, fortissimo. Allora, e ci si. No, perché voglio. Perfetto, il cuore. Adesso li farmo il più possibile, sti cuori. Ah, ecco, te pareva. Poi qua non c'è niente. Che non lo dovrei fare due volte. Solo che io mi ricordo che quando ho fatto una prova con la scivolata si possono uccidere le pantere. Poi vedi che anche quando prendi sti cuori che ad Alucard aumentavano anche gli HP max, no? A me in teoria dovrebbero curare e basta. Stare molto attenti. Ho capito, ma no, sono morto, perché quello, il folletto mi blocca e non posso fare niente, incredibile, oh, devo far più veloce, devo cercare di fare il salto in modo più veloce, incredibilmente. Quanto mi roga, perché oh, durante le prove, la prova di poco fa, proprio prima di fa merenda, dici, ero arrivato alla fine, proprio sto pezzo subito l'avevo fatto, incredibile. Perché mi era andato molto a fortuna, molto, sì, si può dire a culo, no? Che... Mamma mia, vedi, stavo per sgarrare. Vedi, per fare le cazzate, vabbè. E dai, corri. Mi ricarico la vita, fortunatamente. Cioè, il boss in verità è come se fosse la manna dal cielo. Sì, ciao. Oh.
No, ho perso. Mamma mia. Uff. Sto per perdere la boccetta fondamentale. Zitti tutti, per favore. E ce l'abbiamo fatta. Adesso però non c'è da cantare vittoria, perché guarda. Eccolo. Ho sbagliato tasto, lo sapevo. Era ho sbattuto lì, c'era il checkpoint. Quanto sono stolto. Ho sbagliato tasto, perché se te scendi giù si rigenerano i minotauri, e lì come ti toccano sei finito. Lì c'è un checkpoint anche molto tranquillo, in verità. Meglio di così non mi poteva mai più capitare, veramente. Io l'ho detto che non bisognava cantare vittoria. Perché dopo avevo finito gli Hydro Storm, no? Classico. No, perché sto schiacciando tutto. Sono imbarcato in una cosa più grossa di me. Qua ci ricarichiamo la vita. Ma il vostro boss prefe è la medusa. Vedi, in realtà sto pezzo basta fa così. Mamma mia, cosa ho evitato. Hydro Storm!
Mamma mia. Adesso con molta calma. Io quasi qua farmo un po' di cuori, che non ci ho pensato in effetti. Devo stare un attimo calmo qua. Così anche se esagero poi ce n'ho. Perché adesso uccido con degli Hydrostorm i Minotauri, poi faccio un salto preciso. Poi dopo lì per scendere sarà il caos, però adesso vi faccio vedere. Mettiamo il Colosseo invertito, che è quasi le ultime fasi. E c'è il salvataggio. Perfetto, da qui in poi possiamo morire. Oh. Adesso io facevo così, cado giù. Ecco, già ho sbagliato. Poi farei così, vedi. Ho sbagliato. Vabbè, se muoio non importa, però è per farvi vedere. Ah, qua ci sono i tizi tosti. Vabbè, questo lo posso anche evitare, non mi interessa. Perché tanto lì tangibile è la spada di quel mostro. Ecco, è qua che sbaglio, che lui si blocca e non riesco a fare il secondo dash con la spada, no, il blade dash. Però in effetti qua adesso mi sono caricato di 10.000 Hydrostorm, quindi non penso sia un problema. Colosseo rovesciato. Sì, io cado precisamente qua. Ok, no, era per capire. Perfetto. Ma visto che ormai sono qui con molta calma, no? No, ok, cioè i denari, proprio quello che non mi serve. Che voglio vedere, dopo ci guardo. L'importante è che passo attraverso, ok. Perché come ben sapete, visto che siamo nel Colosseo invertito, non dobbiamo tornare all'entrata. Ho detto, perché prima non siamo passati qui? Perché... dobbiamo però qui sai che non mi ricordo, devo andare su, devo andare su. No 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 no, aspetta. Devo andare qua. Mamma mia, qua in verità fino adesso, dopo da qua in poi non mi ricordo bene, però sì, cioè dovremmo esserci. Ci abbiamo due no, tre Hydrostorm. Allora, sì, ciao. Che a volte non lo fa, cioè non è che ci vuole un input veramente preciso. Esatto, siamo qui. Qua in automatico
Vabbè, in verità è finita e non ci posso credere, è la prima volta che ci arrivo. Poteva essere anche più breve sto video. Mi roga che sono morto un sacco di volte in quel punto. Quanti rintocchi sono? Comunque, in caso non avessi avuto la boccetta, se, lì sotto, se vi ricordate, c'è la stanza con tutti gli oggetti secondari, con tutte le sub-weapon, però non ci interessa. Cioè, abbiamo già tre Hydrostorm, quante ne serviranno per il boss finale? Ovviamente una sola, come tutti i boss. Allora, let's go. Ah, quanto sono contento, veramente adesso è tutto in discesa perché devo solo premere triangolo, devo solo fare l'Hydrostorm contro il prossimo boss. Che non è Dracula, vi anticipo leggermente, quindi siamo già al... Questa è, diciamo, la soluzione più veloce. E c'è Shaft. Noi lanciamo, che è quello che ha posseduto poi Richter. Morto, perfetto. L'inganno trofeo, ovvero uccidi Richter con Shaft, cioè uccidi Shaft con Richter. E niente. E questa era la modalità Richter. Ecco, vedi che c'è sempre quel video che viene skippato in automatico, non so perché. C'è anche un finale addirittura. Ah, no, non è vero, così. Comunque avete visto che c'è quell'FMV che viene skippato in automatico, come è successo anche nella nostra run normale. Quanto ci abbiamo messo? Una quarantina di minuti, anche troppo. Perché fa conto se non morivo quanto ci mettevamo? 20 minuti, no, 20 minuti campione del mondo. Però comunque vedete, grazie all'abilità di Richter si può subito raggiungere il castello invertito e quindi il boss finale. Lui non ha lo stesso boss, chiaramente, perché hanno voluto fare questa cosa. Come se fosse, cioè, non è canonica questa modalità, però è come se fosse lui arrivato prima e poi viene combattendo contro Shaft, viene posseduto. Vabbè, ma non è così in verità. E poi arriva Alucard a salvarlo, diciamo. Questa è appunto puntata extra da aggiungere alla playlist di Symphony of the Night, quindi abbiamo visto tutta la Luck Mode, so se l'avete seguita, e l'abbiamo esplorato anche quasi al 200%, nel senso che mancano veramente, ma sicuramente mancano dei muri da rompere, ma lo abbiamo fatto quasi tutto, e se no durava anche di più perché se stavo lì i minuti, le ore a farmare le armi potentissime, vanno annoiavate. Quindi io, già che abbiamo la fortuna massima e siamo riusciti a droppare due o tre armi chicca che ci tenevo a farvi vedere, e sono contento così. Poi dopo, in verità, ho visto di nuovo oggi un altro video di Symphony of the Night, c'era un'arma classica che era facilissima da prendere, l'abbiamo saltata, che evoca tipo tutti questi teschi, ma che sta all'inizio del castello invertito. Però vabbè, a far vedere tutte le armi veramente non uscivamo vivi. Però è un bel pacchetto, diciamo. Avete visto com'è una run con le statistiche tutte abbassate e la fortuna massima, mentre oggi appunto uno dei due episodi extra, uno con Richter, che appunto era il protagonista del Rondo of Blood, Chino Rondo in giapponese. E questa modalità, appunto, gli speedrunner si divertono a manetta a fare i mega record con l'arcade stick, anche perché praticamente usano quel dash che vi ho fatto vedere in continuazione, perché ci puoi volare quasi in linea retta, e quindi poi è anche fortissimo, quindi sei anche invincibile, trapassi tutti i nemici. Invece io, hai visto che faticaccia, no? Sono stato lì un po'. E così. Quindi boss obbligatori alla fine.
Akira Yamaoka, cosa c'entra? No, Akira Yamaoka, vabbè, ha fatto musiche per Silent Hill. Può essere che c'è qualche traccia sua qua, non lo so, adesso non ho visto sotto dove, sotto che voce fosse, comunque. E che volevo dire? Sì, gli ultimi unici boss obbligatori sono il grifone e la medusa, perché sarebbero dello stesso segmento, però ribaltato. Quindi lì ci devi passare per forza per far prima. Poi non escludo che ci sia in verità un percorso senza boss. Però chi ce lo fa fare più lungo, che il boss è una cavolata, basta che premi un tasto, no? Tra l'altro, non so se ve lo dicevo. C'era uno speedrunner che ho visto quando andava nella stanza dei boss, visto che c'è quel mezzo secondo che comunque devi aspettare che si forma il boss e tutto, al tipo vicino gli ha fatto: premi questo bottone, tic, gli ha fatto per l'Hydro Storm. Ok, a posto. Cioè, tutti i boss si fanno così perché appunto visto, ha poca vita, Richter. Anzi, viene shottato addirittura nei mostri del cartello invertito, però fortissimo. Però non si usano mai, cioè la frusta non si usa quasi mai fondamentalmente. Infatti è una modalità un po' così, un po' strana, un po' da pro più che da arcade. E niente, di nuovo il logo della Konami. E allora io vi saluto qui, questo lo potete vedere in differita, domani alla vigilia a mezzogiorno. Grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà, e ci vediamo con l'ultimo capitolo con Maria e concludere questa nostra epopea di Symphony of the Night. Boh, ci vediamo alla prossima. Adios.